Capelli. Provi a votare. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 1.100, Duranti, contraria la Commissione e Governo, contraria la Commissione Bilancio. Onorevole Zaratti, prego. Grazie Presidente. Con questo emendamento noi chiediamo che venga consentito all'ASL di Taranto di effettuare quelle assunzioni indispensabili alla sua attività di sorveglianza sanitaria e cerchiamo di stanziare anche delle risorse per proseguire il piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e Statte. Ora, abbiamo lungamente dibattuto sul fatto che era necessario incrementare gli organici dell'ARPA Puglia per appunto rendere possibili i controlli ambientali che sono necessari. E credo che questa sia una battaglia giusta. Tra le altre cose, come abbiamo visto nel ricevimento del parere della Commissione Bilancio, si è avuto finalmente, una volta tanto, il via libera da parte della Ragioneria sul fatto appunto che si possa autorizzare la Regione Puglia ad procedere appunto a queste assunzioni. Noi riteniamo che in una situazione come quella dell'Ilva di Taranto, in una situazione ambientale così drammatica, in una situazione sanitaria di questo tipo, è necessario che anche l'ASL di Taranto aumenti la propria capacità operativa, la propria capacità professionale, la propria capacità, diciamo così, di incidere sulla sorveglianza sanitaria. Abbiamo bisogno di questo soprattutto in quell'area, anche perché si vuole continuare la produzione di quell'impianto strategico dal punto di vista della produzione dell'acciaio nel nostro Paese. Tanto più è necessario che ci sia un aumento della quantità e della qualità degli operatori sanitari. Per questo noi pensiamo che questo emendamento sia un emendamento che debba essere valutato. Ci rendiamo conto delle difficoltà economiche, finanziarie che in questo momento ci sono, ma se non investiamo denaro per la tutela della salute, se non investiamo denaro in una situazione come quella di Taranto, dov'è che lo Stato è presente? Dov'è che lo Stato dice io ci sono? Io penso che ci debba essere una riflessione su questo punto e che sulla tutela della salute, sulla prevenzione sanitaria, così come abbiamo cercato di fare per i controlli ambientali, noi dobbiamo lanciare un segnale forte, un segnale di presenza dello Stato, cioè di dire che laddove c'è bisogno lo Stato c'è. In questo caso lo Stato deve dare la propria capacità di presenza sul fatto che si riassicurino i cittadini e si diano le possibilità alle strutture sanitarie di avere quel personale indispensabile che gli permetta di operare e di intervenire in una realtà così compromessa. Per questo io faccio un appello in modo particolare ovviamente ai colleghi della maggioranza affinché su questo punto, e anche al rappresentante del governo naturalmente, affinché su questo punto ci sia un atto di buona volontà e ci sia un gesto che vada incontro alle giuste esigenze di tutela della salute dei cittadini di Taranto. La ringrazio, onorevole Palese. Sì, grazie Presidente. Per sottoscrivere c'è questo emendamento, ma per ci invitare il governo e la maggioranza a rivederci il proprio parere, cioè perché ad onor del vero i cittadini di Taranto, cioè l'unico e solo intervento cioè che richiedono va in linea con questo emendamento. Cioè, i cittadini di Taranto sono cioè, interessati in primis rispetto alla situazione della salute ad avere cioè, la certezza cioè, che l'attuale tasso di inquinamento indipendentemente sia aumentato uguale o diminuito rispetto cioè, al passato. Ha una diretta connessione, un diretto collegamento con l'eventuale danno sanitario. Io l'ho detto già nel precedente intervento, non può essere la perizia estemporanea di un su ordine di un magistrato, né tantomeno una perizia di parte delle varie aziende. Deve essere cioè, lo Stato
ma io sono estremamente preoccupato e meravigliato per questo parere c'è negativo, non solo c'è perché non si procede effettivamente alla...